Oggi negli spazi dell'ex conservatorio Sant'Anna il primo workshop Open B, biblioteche interattive. Ecco, in cosa consiste questo progetto e quali sono gli obiettivi? Ma io trovo che sia un progetto bellissimo innanzitutto. Lo dico veramente con entusiasmo perché mi è piaciuta l'idea fin dall'inizio. Mi piace come sta andando avanti. Siamo partiti dalla constatazione che noi abbiamo qui nel Salento, in Puglia, ma nel Salento forse ancora di più in particolare, un patrimonio librario, un patrimonio archivistico che non è assolutamente conosciuto e che appartiene a biblioteche private. Per private intendo dalle biblioteche di proprietà di un cittadino comune o di una casata importante a quelle che sono le biblioteche, per esempio, delle suore benedettine, la biblioteca di Fulgenzio, la biblioteca dell'Istituto Marcelline, della stessa nostra arcidiocesi. In questo senso a noi piace andare a scoprire tutto ciò che ancora non è conosciuto dalla gente. Questo perché per ritrovare lì dentro la nostra storia, le nostre radici, la nostra identità culturale e per essere orgogliosi di questa nostra identità attraverso la conoscenza. Noi non abbiamo una stima di quello che c'è, non solo nelle varie biblioteche, ma anche e soprattutto, come si è detto questa sera, presso i privati. Io credo che sia un patrimonio enorme. Si è fatto riferimento più di una volta questa sera, e lo voglio sottolineare, al monastero di Casole. Ecco, basterebbe soltanto l'enorme tesoro librario e codicologico che era conservato a Casole e che oggi si trova sparso nelle più grandi biblioteche del mondo. Ecco perché si è parlato del British, ma si potrebbe parlare della biblioteca di Mosca, della biblioteca di Pietroburgo e tante altre in Europa e nel mondo che hanno tesori, guarda caso, provenienti da Casole, cioè da Otranto, dal nostro Salento. Il collezionista e il proprietario della biblioteca privata è un soggetto tanto raro quanto delicato da trattare. Le chiavi di accesso sono per l'appunto la volontà di interagire con queste persone e con questi contesti, avendo la capacità di farlo dal punto di vista relazionale, ma anche dal punto di vista degli obiettivi e dei contenuti che si propongono. E sicuramente le tecnologie innovative, le tecnologie digitali sono il valore aggiunto perché consentono un doppio risultato. Consentono per un verso di valorizzare questi patrimoni che altrimenti resterebbero assolutamente sconosciuti e nel contempo di conservarli meglio perché li sottrarrebbero definitivamente a ogni forma di eventuale manipolazione reale. E quindi per un verso i legittimi proprietari sono tranquilli che possono diffondere tranquillamente quanto del loro più caro, cioè la bellezza di ciò che possiedono, il valore culturale, identitario di ciò che possiedono, senza che questo possa essere pregiudicato da azioni indiscriminate, quali manipolazioni massive o cose del genere, ma fruiti ugualmente in tutto il mondo. Lei pensi il potenziale, un libro senza essere mai toccato, consultato da milioni di persone.